Buon pomeriggio amici appassionati bianconeri di Udinese TV e ben ritrovati con la primavera. Oggi Team Cup con Atalanta Udinese, nonostante non siano magari titolarissimi, sono sempre molto pericolosi. Si comincia con il primo pallone battuto dall'Udinese, Varesanovic per il cross di Kubala per la testa di Mallet, interessante ma chiude Guth. Poi spara dalla distanza, Vedova, la respinta, Joulou! Il vantaggio dell'Udinese annullato, però non sono sicuro, forse in fuorigioco Varesanovic c'era in maniera evidente. Su Joulou rimane più di qualche dubbio. Peli fa correre Kulusevski, ancora Kulusevski sul mancino, Peli torna dal numero 10 che la piazza e trova il vantaggio. Dejan Kulusevski, meno di un minuto dall'inizio della ripresa e il guizzo lo ha trovato, tra l'altro anche con una deviazione. Kulusevski che porta in vantaggio da davanti. Mette giù con il petto elegantemente Vedova, steso al suolo, si gioca per il vantaggio. Ancora Udinese, buono il guizzo da parte di Mallet! Il pareggio dell'Udinese! E chi se non Ali Mallet poteva riportare l'Udinese in pareggio? Che gol meraviglioso! E questa è la bellezza del calcio. Carminati, ancora il tentativo per Nivokazzi, Kulusevski, Nivokazzi travolge fallosamente Trevisan che ha avuto la scelta di tempo giusta. Attenzione però. No, incredibilmente. Fallo e giallo per Trevisan che tra l'altro è ammonito e quindi rosso. Questa è la scelta dell'arbitro, anche qui un'altra topica incredibile. Era un vantaggio clamoroso Trevisan e qui prende solo la palla, poi calcio preso dal numero 9. Beh, qui dare fallo all'attaccante è pazzesco. Allarga sulla destra, ancora una volta da Zortea. In mezzo all'area di rigore si muovono i giocatori dell'Atalanta, finisce a terra Peli e c'è il calcio di rigore per l'Atalanta. Adesso chiaramente gli episodi stanno decidendo la gara. Speriamo in Samuel Pizzignaco che già nella lotteria scorsa ha fatto bene. Parte Nivokazzi che spiazza Samuel Pizzignacco, la rabbia anche del portiere dell'Udinese che rimanda subito il pallone al centrocampo, che è pronto a battere, colpisce sulla rete, Vasco, il pareggio dell'Udinese con Filip Vasco, terzo tempo pazzesco e palla all'angolo, lo avevi detto Incredibile. Maurizio, va sfruttata e l'Udinese l'ha sfruttata pareggio giusto. Palla sul secondo palo, può allontanare Vedova, eh no, erano due, infatti mi era sembrato di veder così. Arriva il fischio dell'arbitro al 90esimo, l'Udinese stoicamente raggiunge il pareggio con Vasco. Non c'era il tocco di mano, anche lì ci sono rimasti dei dubbi. Inizia il primo tempo supplementare. Spagnolo è entrato al posto di Joulou, Malamo. Sterzata e servizio per Meleguoni, che tocco molto bello per Barro, che segna un gol incredibile. Musa Barro, e abbiamo parlato tanto di lui, non a caso, abbiamo parlato di lui perché è un giocatore quasi già da Serie A. Ancora Barro si gira, serve Mallamo, il controllo al limite dell'area di rigore del numero 18 che vuole poi trovare Kulusevski. Barro in area di rigore, se la porta sul sinistro ed eccolo qua, il 4-2 di Barro che chiude la partita. Siamo in serie di commento, c'è la melina, la partita è finita, non c'è più niente da dire. Quello che c'è da dire però è un plauso ai ragazzi per quanto fatto vedere nell'arco dei 90 minuti.